faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare con un amico, quello facile facile, che è ancora funzionante, che qualcuno continua a insistere e non funziona, l'ho provato, rimango buggato sotto mappa. E lì devi rimanere, sotto mappa dovete rimanere buggati, perché altrimenti se non andate sotto mappa è normale che il glitch non funziona. Io non so come l'avete visto voi il video, però è così che funziona. Quindi a questo punto ragazzi dovrete avere un amico in sessione, dovrete stare in sessione solo in invii, il vostro amico prima di entrare nella vostra base operativa su vostro invito dovrà avviare una missione, un lavoro da titano e poi dovrà uscire, dopodiché lo inviterete nella vostra base operativa e rifarà la stessa cosa, un lavoro da titano, entrerà nella missione e noi andremo a duplicare. Io qui ragazzi al primo colpo l'ho sbagliato, però lascio sempre i video integrale, almeno magari si capisce meglio. E quindi che cosa andremo a fare ragazzi? Dobbiamo innanzitutto stare in party con il nostro amico e quando siamo in party andiamo a fare un partecipa a sessione dal party in maniera tale che faccia il recupero dei dettagli della sessione. La prima volta lo skippate il messaggio perché comunque è un po' lento e lo rifate un'altra volta e subito premete R2 velocemente. Io qui ragazzi ho premuto X e cerchio contemporaneamente, quindi mi hanno annullato tutti e due i messaggi, però comunque non fa niente. Se quando fate quel procedimento vi vedete che state uscendo fuori dalla base, annullate subito il secondo messaggio e rientrate nella base. Quindi andiamo a rifare il glitch. Come ho già detto, lo lascio in versione integrale, giusto per farvi vedere quanti tentativi impiego io a fare un glitch. Cioè, io ci metto veramente pochissimo, ragazzi, ma no perché so il dio dei glitch, perché comunque ho una certa dimestichezza che li faccio tutti i giorni e quindi mi riescono sempre. Allora, a questo punto risaliamo sul veicolo, facciamo un primo partecipa a sessione. Ovviamente il nostro amico dovrà avere la sessione chiusa, ragazzi, e riuniamo un'altra volta al party, facciamo un partecipa a sessione, subito acceleratore X per il primo messaggio e ci fermiamo qui, quando ovviamente vediamo la schermata nera tra il primo e il secondo messaggio. Se c'è la schermata nera il glitch sta funzionando, se la schermata nera non c'è ma vedete l'auto che la vedete fuori dalla base operativa, allora dovete ripetere il passaggio ragazzi. Quindi rimanete in questa schermata per una sessantina di secondi. Io intanto approfitto del tempo che devo aspettare e vi faccio vedere la data e l'ora del glitch ragazzi, perché tanto questo mi sembra che è rimasto l'unico modo per confermarvi che i glitch funzionano, lasciare i video integrali e farvi vedere la data e l'ora ragazzi, con tutti quanti i passaggi senza saltare nulla. Quindi a questo punto ragazzi aspettiamo i secondi che sono passati, più o meno dovrebbero essere passati un 60 secondi oppure qualcosa di più, premiamo X per accettare il messaggio e ci troveremo sotto mappa ragazzi. Eccoci qui sotto mappa con l'auto, sotto mappa vi dovete trovare, non fuori dalla mappa. Se non so, non vi vedete, premete triangolo e scendete, vedete voi quello che cosa potete fare. A questo punto ragazzi accelerate e vi troverete fuori in strada e come vedete l'auto è invisibile in mappa, quindi l'unica cosa che dovremo fare è andare in un garage dove abbiamo delle LG RH8 normali a costo zero e sostituirla con questa auto. Allora per questo glitch ragazzi consiglio una targa invisibile oppure una targa personalizzata, perché con questo glitch si cloneranno le targhe e avrete sempre la stessa targa su ogni veicolo e quindi in quel caso prenderete subito il blocco giornaliero non appena avrete venduto il secondo veicolo. Quindi mi raccomando, targhe personalizzate per fare questo glitch. Ora andiamo nel garage ragazzi e andiamo a salvare questo veicolo, quindi andremo a mettere quest'auto in questo garage. Io ho questo garage vicino, però voi non so, lo organizzate diversamente.
qui c'ho un oppressore con questa LG qui, ma l'oppressore col cazzo che la butto, ragazzi, preferisco buttare l'LG. Fate conto che questa qui è una LG RH8 normale e non è una LG retro custom. Vi ho fatto vedere la targa proprio per farvi capire che ci sono due auto diverse. Questa è quella che sta entrando, insomma, quella che sto mettendo dentro. Vedete, le targhe sono completamente diverse. Vado a entrare nel garage, mi fa entrare senza problemi, ragazzi. E qui avremo fatto la nostra duplicazione, avremo salvato la nostra auto. Qui adesso mi fa scendere, ma tanto una deve sparire, ragazzi. Eccola qui, abbiamo la nostra duplicazione e il glitch è fatto. Come state vedendo, il glitch anche questo è semplicissimo. L'unica necessità è quella di un amico, ragazzi, però penso che chiunque abbia un amico e chiunque lo possa fare tranquillamente, cioè non credo che ci siano molti problemi per fare questo glitch. Ragazzi, non serve timing, dovete essere solamente veloci quando fate il primo passaggio, che tornate dal party dovete subito accelerare, spammare R2 velocemente in maniera tale che vi esca subito. Questa è la data e l'ora, adesso ve la zoom così la vedete meglio. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video.